Correre con il caldo è uno di quegli argomenti che per ovvi motivi torna di moda ogni estate. Eh sì, perché ogni anno ci sono sempre nuovi corridori che giustamente si chiedono: ma come faccio ad allenarmi con queste temperature pazzesche? Non è meglio se smetto e riprendo a settembre? No, no e no. Ricorda, la soluzione non è mai, e dico mai, smettere di correre. Ovviamente le temperature sono cambiate anche solo rispetto a quelle di un mese fa e noi, da bravi corridori ed esseri umani, ci dobbiamo adattare di conseguenza. Adattarsi, quindi, diventa la parola d'ordine e non smettere di correre. Ecco, allora voglio darti 5 preziosi consigli per aiutarti a superare brillantemente questa estate di corsa. Il primo, adatta i tuoi allenamenti. Quando parliamo di corsa al caldo dovremmo prima di tutto considerare che in quanto esseri umani siamo già dotati di un enorme vantaggio competitivo che ci permette di sostenere questa condizione meglio di moltissime altre specie animali. Noi infatti possediamo una capacità che per natura ci aiuta e non poco nella gestione e dispersione del calore. Sudiamo. Questa caratteristica ci permette di raffreddarci in modo efficiente e ci consente quindi di coprire distanze anche lunghe nonostante il sole cocente e le temperature proibitive. Questo, mi raccomando, non vuol dire che da domani potrai uscire a sfidare il sole nelle ore più calde, ma è un importante aspetto da considerare e conoscere quando si parla di corsa al caldo, perché in un certo senso pare che ci siamo evoluti anche per far fronte a queste situazioni. Detto ciò, il nostro scopo è quello di evitare di surriscaldarci eccessivamente. E il confine tra fare ciò che il nostro corpo ci concede ed è nato per fare e superare il limite può essere molto sottile. Non puoi aspettarti quindi di fare in piena estate gli stessi allenamenti che facevi in autunno o in primavera, magari con la stessa intensità. Dovrai invece dosare meglio le tue sessioni di corsa, rendendole meno impegnative e stressanti, perché a tutti gli effetti devi considerare che il caldo eccessivo per il tuo corpo è già un fattore di stress aggiuntivo da cui dovrà recuperare e adattarsi. Soprattutto stai ben attento durante le prime settimane. Una volta superate queste, il corpo si sarà già un po' adattato, riuscirà a gestire meglio la temperatura e tu potrai magari permetterti di chiedergli qualcosa in più. Il secondo consiglio è quello di correre a sensazione. Nella corsa è importante conoscersi e sapersi ascoltare. E ciò è vero a maggior ragione se ci troviamo ad affrontare condizioni climatiche non proprio favorevoli. Inoltre, a meno che tu non stia preparando qualcosa di specifico come una gara, puoi sfruttare questo mese proprio per diventare maggiormente abile nell'imparare ad ascoltare il tuo corpo. Quando il caldo è intenso, molti parametri rilevabili da strumenti come orologio, fascia cardio, ne vengono inevitabilmente influenzati e per dosare l'intensità della propria corsa, capire quando spingere e quando invece rallentare, è molto più sicuro affidarsi alla propria percezione di sforzo e all'intensità della propria respirazione. In queste condizioni, continuare ad allenarsi cercando la performance o tentando di leggere sull'orologio i tempi, il passo al chilometro che vedevamo nei mesi passati, può non solo essere uno sforzo inutile, ma rischia anche di andare a danneggiare il lavoro fatto fino a qui. La migliore scelta per questo periodo sarà dunque optare per allenamenti a bassa intensità, rigeneranti per la maggior parte delle volte, alternati anche a delle camminate. Puntare ad aumentare i chilometri e il tempo sulle gambe, senza ricercare alte intensità e senza andare a stressare il nostro sistema. Questa è certamente la scelta più saggia per mantenere la forma fisica acquisita e riuscire anche a godersi le corse in un momento come questo, caldo come questo. Prima di passare al terzo consiglio, però, ti invito a mettere un mi piace al video e a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, in modo da supportare la creazione di tutti questi contenuti gratuiti di qualità. Ecco, il terzo consiglio è quello di correre all'orario giusto, soprattutto se soffri particolarmente il caldo. Correre la mattina presto o la sera dopo il tramonto può essere la soluzione giusta per non perdere la motivazione e la voglia ad allenarti. Organizza la tua giornata in modo da riuscire a svegliarti prima e fare una corsa. La corsa la mattina presto d'estate poi è una vera gioia da sperimentare, quando l'aria è ancora fresca, il sole sta ancora sorgendo e tu sei tra i pochi esseri umani in circolazione. Anche il tramonto può regalare molte soddisfazioni e assieme all'alba è inoltre uno dei due migliori momenti del giorno per esporsi ai raggi solari e ottenere i migliori benefici senza temere di scottarsi. Il quarto consiglio è quello di non dimenticare l'idratazione.
non hai idea del numero impressionante di corridori che sottovaluta l'aspetto dell'idratazione, salvo poi pentirsene quando si trovano a chilometri da casa o dalla fontana più vicina e non hanno più le energie per tornare indietro. Non assumere abbastanza liquidi e sali durante la giornata o durante la corsa non solo influisce negativamente sulla nostra prestazione, ma se fatto per periodi di tempo prolungati può anche portare a vere e proprie problematiche. Mal di testa, cali di energia, stanchezza improvvisa, crampi sono solo alcuni dei sintomi più comuni che possono indicare una situazione di disidratazione. Questi citati sono veri e propri campanelli di allarme che devi imparare a riconoscere e assolutamente non sottovalutare. Spesso la prima causa di questi sintomi è proprio la disidratazione, per cui prima di partire per la tua corsa assicurati di essere ben idratato e se la corsa sarà lunga porta con te una bottiglietta d'acqua oppure, come faccio io, scegli un percorso dove sai di trovare delle fontanelle. Ultimo consiglio, vestiti per la temperatura che c'è fuori. In estate come in inverno bisogna scegliere il giusto equipaggiamento. Se ti trovi a fare uscite lunghe e sai che il sole non si risparmierà quel giorno, indossa un cappellino o una bandana per la testa e per coprire la nuca, occhiali da sole se necessario e, come già detto nel punto precedente, porta con te una bottiglietta d'acqua. Chiaramente tutto questo va poi tarato in base alle tue necessità. C'è chi sopporta meglio di altri il caldo o il sole sulla pelle, ma in termini generici questi sono i migliori strumenti a tua disposizione per rendere le corse più gestibili ed evitare che diventino invece delle vere e proprie torture. Evita inoltre tutti quei materiali che inzuppandosi di sudore diventerebbero pesanti, farebbero fatica ad asciugarsi o finirebbero per irritarti la pelle. Infine, per nessun motivo cerca di aumentare la sudorazione di proposito indossando giacche, K-Way, felpe o altri indumenti poco traspiranti. È un pensiero comune infatti che aumentare la sudorazione porterà a bruciare più grassi e quindi a dimagrire più in fretta. E mi è già capitato varie volte di incontrare corridori in piena estate con addosso giacche antipioggia, quando in cielo non c'era una nuvola e il termometro segnava 35 gradi. Non farlo assolutamente, innanzitutto perché il corpo umano non funziona così e questo non è un modo corretto per dimagrire. Inoltre anche perché può portarti a disidratarti e surriscaldarti più rapidamente del dovuto, con conseguenze negative per l'organismo. E allora non temere il caldo, ma adattati di conseguenza e goditi la corsa anche in questi periodi.